la domanda interna, domanda di origine italiana, sta diminuendo da anni, noi non vediamo nessuna ragione per essere ottimisti circa questo andamento. La domanda estera, in particolare nei paesi emergenti, sta crescendo, crescendo rapidamente, crescendo molto. Noi oggi siamo qui per invitare le imprese a riflettere seriamente su questi trend. Non c'è bisogno di soffrire, non c'è bisogno di chiudere, non c'è bisogno di cassa integrazione. C'è bisogno di capacità di espandersi, di andare a vendere all'estero, di creare posti di lavoro nuovi, di creare ricchezza. Questo possiamo farlo e questo vogliamo dimostrare con questo incontro di oggi. L'evento di oggi qui al Future Forum è sostanzialmente finalizzato ad avviare una riflessione importante. La crisi, quella che stiamo vivendo, ha portato di fatto a un riequilibrio strutturale della produzione di valore a livello mondiale. Se andiamo a vedere i dati di crescita delle economie più industrializzate rispetto a quelle meno industrializzate, ci accorgiamo che una parte del mondo sta crescendo a tassi doppi, se non tripli, rispetto a quello che è il mercato dell'euro, il mercato dei paesi OCSE. Questo è particolarmente importante nei confronti delle nostre imprese perché significa dover riposizionare i flussi di esportazione delle nostre imprese nei prossimi anni verso dei mercati più complessi, più difficili, talvolta anche più lontani fisicamente da raggiungere. Per fare questo non c'è che un modo, che è quello di basare la propria competitività sull'innovazione, sul recupero di produttività, sulla tecnologia, su un cambio di mentalità all'interno dell'impresa, insomma un vero e proprio processo di rinnovamento che, se vogliamo uscire da questo periodo di difficoltà, è necessario introdurre sempre di più all'interno del nostro sistema. Al momento attuale l'imprenditore medio italiano ha a sua disposizione una gamma molto ampia di strumenti per supportare i processi di internazionalizzazione della propria impresa. Volendo sintetizzare, si muovono su tre fronti, cioè il fronte della promozione, il fronte della finanza e il fronte degli strumenti di assicurazione. Volendoci concentrare, cosa che faremo oggi in questa giornata di lavoro, sugli strumenti di finanza e di assicurazione, la gamma che oggi è a disposizione è molto ampia ed articolata. La qualità di questi strumenti consente infatti all'impresa di farsi accompagnare dal momento in cui il progetto comincia a prendere forma fino alla sua realizzazione. Il percorso che oggi cercheremo di realizzare in questo seminario è proprio quello di individuare, raccordando le esigenze delle imprese con le risposte che queste domande di internazionalizzazione possono trovare, con un focus particolare sulle dimensioni delle imprese che qualificano l'internazionalizzazione. Se mi si consente una battuta, c'è un'internazionalizzazione per ciascuna impresa. Bisogna capire bene qual è l'obiettivo dell'impresa, quali sono le sue potenzialità e i mercati, e di conseguenza identificare quegli strumenti, raccordandoli fra di loro, perché oggi questo è possibile, che sono in grado di dare la risposta che l'impresa si aspetta.